La prima domanda è: ma perché dobbiamo per forza espanderci ai confini della Russia? La mia proposta è: espandiamoci in Nord Africa. Certo, ci sono delle questioni. Ma nessuno in Occidente ha mai sognato di espandersi a spese della Russia. Studi meglio. Ambasciatore, ma la Georgia, l'Ucraina. Il nostro interesse. No, aspetti, ambasciatore, qui la devo fermare. Noi abbiamo aggredito gli interessi della Russia in Siria, in Venezuela, in Iraq. Noi, va bene, noi europei, allora, noi occidentali. Va bene, dai, partiamo da presupposti diversi, allora, vada, però annoiano gli ascoltatori a quest'ora. Ambasciatore, mi scusi, io sto facendo delle proposte. Direttore, chiedo scusa se ripeto, mi creda. Scusi, ambasciatore, io sto facendo delle proposte concrete. Perché si arrabbia? Ma no, non mi arrabbio assolutamente. Perché si arrabbia? Perché le trovo completamente astruse queste osservazioni che lei sta facendo e che non portano assolutamente a nulla. Rispetto al dibattito che noi dobbiamo affrontare stasera. Che la rispetto. Però in cuor mio io penso che lei dica delle cose grottesche. No. Allora. Tirate fuori il mostro, vi prego. Allora, adesso no. Mi fa finire però. Rispettatevi. No, perché quello che a me non piace è che voi mi ci trascinate in queste polemiche, perché io rispetto tutti e non voglio polemizzare con nessuno, ma se lei mi attacca continuamente sul piano personale, mi impedisce di sviluppare un ragionamento. Posso fare? Io non voglio polemizzare. Posso fare una sintesi? Non mi piace, non è nella mia natura. Se voi prendete le pellicole, siete sempre voi che mi attaccate. Posso fare una sintesi? Allora perché mi devi dire? Posso farle una domanda per far uscire il piacere di incontrare, ambasciatore? Quindi.